Carola e patate. Oggi prepariamo una ricetta piena di gusto, economica e facile. Iniziamo facendo lessare le patate. Tagliamo e laviamo la scarola. Un giro di olio nella padella, uno spicchio di aglio, cuociamo insieme la scarola. Copriamo e lasciamola appassire. Mescoliamo. Aggiustiamo di sale. Abbiamo cotto la scarola e la andiamo a mettere in una zuppiera. La tagliamo. Fatto intiepidire le patate, adesso le sbuccio. Schiacciamo le patate. Aggiustiamo di sale e pepe. Il parmigiano grattugiato. Il burro, imburriamo una teglia, spolveriamo la teglia con il pan grattato. Disponiamo metà impasto nella teglia da forno. Dopo aver sistemato il primo strato, riempiamo con la scarola tutti i cubetti di scamorza.
Ricopriamo con l'altra parte delle patate. Aggiungiamo dei pezzettini di burro. Cospargiamo la superficie con un po' di pangrattato. Buchiamo con una forchetta. Pronti per infornare. In forno preriscaldato a 200 gradi, ventilato, dopo circa 20 minuti il nostro sformato è pronto.